Ah, oh, guardate come la città di Los Santos si preoccupa per i propri cittadini. Questo cartello infatti ti avvisa che ci sia del pericolo. E quale sarà mai il pericolo? Beh, ovviamente le acque dell'oceano che possono avere delle correnti molto forti. Ti avvisa infatti che sia proibito nuotare durante gli orari in cui non c'è il bagnino, ossia tra le 6 di pomeriggio e le 10 di mattina. A parte il fatto che non sempre c'è un bagnino in queste fasce orarie in spiaggia, ma in questo punto della mappa soprattutto è veramente raro trovarlo in ogni fascia oraria. Ciao a tutti e bentornati in questa fantastica serie in cui andiamo a vedere le stronzatone di questo fantastico gioco. Partiamo dal sangue degli NPC. Si sconsiglia la visione a un pubblico facilmente impressionabile, soprattutto perché il sangue degli NPC, non so come, non l'abbiamo mai fatto a pensarci, è infinito. Potete sparargli quanto volete, potete andare avanti con qualsiasi arma, non terminerà mai. La polizia in questo capitolo della serie di Grand Theft Auto è migliorata molto rispetto ai capitoli precedenti, però una cosa che fa, come anche in alcuni precedenti capitoli, è creare i posti di blocco. Beh, questi posti di blocco li crea ovviamente se siete a bordo di qualsiasi veicolo, che sia veloce, lento, pesante, leggero, anche se siete a bordo di un carro armato. Ecco, la polizia li crea però anche se siete a bordo di un aereo. Sì, tra l'altro non so se lo sapete, fa molto ridere il fatto che se andate velocemente sopra un posto di blocco, a un certo punto i poliziotti, se non vi guardate dietro, si teletrasportano nelle macchine. Sicuramente in tutti questi anni avrete provato almeno una volta a dare un calcio a un parabrezza da sopra il tettuccio di un veicolo. Ecco, il vetro si crepa, come è giusto che sia, si spacca a un certo punto, insomma, ma avete mai provato a guardare bene quale sia il danno procurato al vetro tirando un calcio? Ricordo, un calcio. Non so voi, ma a me questo parabrezza sembra essere stato colpito da un proiettile. Ci sono particolari punti della mappa in cui se tu blocchi la strada gli NPC impazziscono completamente in un determinato modo, si schiantano tra di loro, insomma fanno le solite cose che siamo abituati a vedere. In altri punti della mappa invece un po' più particolari, mi limito a dire particolari, se voi bloccate la strada accadono cose come questa. Altre logiche del colpo a paletto, come se non bastassero quelle di cui abbiamo parlato finora. In generale, in tutte le rapine potete scegliere determinati membri della squadra. Ecco, nel colpo a paletto potete arruolare anche Chef, che, come probabilmente saprete, bazzica molto in questa zona, ecco. Dovete sapere però che lui ha la particolare abilità di duplicarsi, avete capito bene? Perché se voi ve lo portate appresso, guardate chi c'è alla finestra. Ma del colpo a paletto c'è veramente tanto altro da dire. Spalmeremo tutta la logica del colpo a paletto nei prossimi 50 episodi, probabilmente. Ma andiamo a vedere un'altra cosa molto singolare. Molti potrebbero essersi già posti questo dubbio durante la storia. Il treno su cui portate la merce quando avete derubato la banca di paletto. Voi caricate la merce sul treno e di fatto andate in una direzione un po' particolare, ma ci può stare, va bene, potrebbe non notarsi. Di fatto, però, arrivati a destinazione è impossibile non notare che ci sia qualcosa di sbagliato, perché la direzione del treno è completamente opposta. E tra l'altro, i treni in genere non vanno da quella parte, in generale. Quindi, essendo a senso unico la linea, e essendo che i treni comunque passano frequentemente, mi sembra molto difficile che non abbia potuto creare problemi questa cosa. Ne abbiamo già parlato tante volte, diciamo che potrebbe non essere la classica logica che andiamo a vedere in genere, ma credo sia il caso proprio di parlarne. La logica delle paghe, degli incarichi da tassista su GTA Online. Quale cazzo è il senso di darti due spicci di paga da parte del cliente per poi darti 10 volte tanto con la mancia? Ripeto, come ho già detto tante altre volte, comprendo che non avrebbe senso darti $1000 per una corsa, perché una corsa di 2 km non può mai costare $1000, a parte che potrebbe avere senso con l'inflazione che c'è stata su GTA Online, visto che i prezzi dei veicoli sono schizzati alle stelle negli ultimi anni, milioni e milioni per auto che non valgono milioni e milioni, ma avrebbe avuto più senso portare clienti più facoltosi, lo dico ogni cazzo di volta, portare clienti ricchi, qualcuno che possa effettivamente pagarti determinate cifre, non sti poveracci. Oh beh, parlando di guadagni, se volete avere qualche possibilità
vita in più, decisamente più fruttuosa per guadagnare denaro su GT Online, potete approfittarvi dei miei boost di denaro dal link qui sotto in descrizione. Aggiunte di denaro sicure e veloci per tutte le piattaforme. Appuntamento fisso con le moto, ne abbiamo parlato in tutti gli ultimi episodi. Beh, saprete che su GTA potete anche impennare, cosa molto facile da fare, ma altrettanto poco produttiva in determinati casi, perché vi impedisce di frenare. No, in realtà no, con determinate moto no. Ma abbiate pazienza, perché tra poco arriviamo a un altro complotto durato per 10 anni che nessuno ha mai scoperchiato. Prima però proseguiamo con la finestra anteriore di uno dei 3 yacht. Se voi prendete lo yacht più costoso, ecco, di fatto questa finestra sembra avere un vetro, cazzo, oscuratissimo. Sembra quasi una parte non raggiungibile. In realtà è raggiungibile, c'è l'interno dello yacht e di fatto solo su questo yacht è così. Tra l'altro c'è pure un passaggio che è coperto, è chiaramente coperto, che potrebbe essere in realtà utilizzato per muoversi, per far qualcosa. Ci arriviamo al complotto, è interessante, ve lo assicuro. Parliamo però della possibilità di chiamare un taxi da ubriaco. Fortunatamente quando siete da soli potete chiamare tranquillamente un taxi se siete ubriachi. Può essere anche produttiva questa cosa, può essere un buon esempio rispecchiando questa cosa nel mondo reale. Ecco, ma potete chiamare un taxi da ubriachi solo se siete da soli. Se voi avete chiamato un amico nella storia e ci siete usciti a bere, assolutamente no. Ah, la neve, che bella la neve. Sì, giusto per i primi 5 minuti in cui compare, poi rompe il cazzo. Scarsa visibilità, tenuta assolutamente assente per quanto riguarda i veicoli, cose che spawnano davanti e ti fanno schiantare con gli aerei. Ecco, un altro problema che ha la neve tra i tantissimi problemi è che in realtà si tratta di una texture messa sopra agli oggetti, ma non sopra visivamente, proprio sopra a livello fisico. Infatti se voi ruotate un oggetto che ha della neve sopra, la neve resta appunto sopra, ruota insieme all'oggetto. Ci sono tanti luoghi nella mappa di Los Santos in cui i cartelli sono posizionati non in maniera sbagliata, ma in maniera completamente senza senso. Ecco, c'è un caso però eclatante: il parcheggio del teatro non solo ti permette di entrare, ma in teoria non ti permette di uscire. Dovrebbe controllare di fatto l'ingresso e non l'uscita, a meno che Los Santos non sia in Inghilterra, ma non credo. Non mi ricordo, mi sembra comunque. Ma in ogni caso è proprio sbagliata anche la segnaletica. Della logica del rimorchiatore ne abbiamo parlato un sacco di volte in passato. Ci sono un sacco di logiche, a partire dalla bandiera che può girare in senso opposto rispetto al verso in cui state andando. Beh, sicuramente ci sarà sempre un vento che spinge nella direzione del rimorchiatore. Quella è l'unica spiegazione possibile. Mi spiegate però perché al porto ci sta sempre sto cazzo di rimorchiatore, che non è un veicolo. È quello il punto, non è un veicolo, perché tante volte in passato è capitato di trovarci addirittura gente che si approfittava del wall bridge per entrarci dentro e killare gli altri senza di fatto subirne nessuna conseguenza. E questo wall bridge funziona ancora, è quello il bello. E poi anche palese come non si è influenzato assolutamente dal movimento del mare, dalle correnti, da nulla. È assolutamente immobile, non so come abbiano deciso di mettere sta cosa. Oh, e adesso arriviamo al complotto di cui vi parlavo. Però dopo ci sarà un'altra logica molto divertente per concludere. L'LSIA, cosa potrà mai avere di strano, di sospetto, di oscuro l'aeroporto di Los Santos? L'abbiamo visto per 10 anni, ci siamo passati sempre un sacco di volte per fare un sacco di cose. La scuola di volo, andare a Cayo Perico, insomma anche per divertirci sia nella storia che online. Che cosa potrà mai avere di strano? Vi siete mai chiesti dove siano le partenze? Gli arrivi ci stanno, ma le partenze? Non ce n'è mezza, non c'è nessun punto in cui tu puoi decidere effettivamente di partire. Nell'unica missione, seppellire l'ascia di guerra, in cui Michael prende effettivamente un aereo all'LSIA, va comunque in un punto, diciamo sbagliato, in un punto che non dovrebbe essere adibito a quello. Quindi è una truffa completa. Sto aeroporto lo puoi utilizzare per arrivare, ma non per partire.
E direi di concludere col Sand King XL. Avete mai provato ad aprire le portiere posteriori distruggendo quelle anteriori? Oppure semplicemente a mettere la prima persona quando siete dentro al Sand King aprendo le portiere posteriori? Beh, potrete notare che non sono agganciate assolutamente a un cazzo di niente. Come hanno fatto a scordarsi sta roba? Non riesco a capacitarmene. E per concludere vi ricordo che ultimamente sono usciti due episodi della logica di GTA dedicati agli abbonati alla seconda fascia di abbonamento. Se volete vederli potete abbonarvi, da qui sotto in descrizione trovate anche i link di questi due episodi. Io vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima.